È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buon pomeriggio amici sportivi della Serie A Team, benvenuti allo stadio Mazza di Ferrara, teatro di SPAL Genoa, 11ª giornata di campionato. La SPAL un punto nelle ultime 8 partite, ospita il Genoa, reduce dalla sconfitta di misura contro il Napoli per l'11ª giornata di Serie A. È tutto pronto, si può cominciare il primo tempo di SPAL Genoa. Attenzione a Antenucci, subito in avanti la SPAL, cerca di portare palla Antenucci, prende la mira, va con il sinistro, Perin deve rifugiarsi in angolo, subito pericoloso, Antenucci, brividi. Palleggia bene ora il Genoa, prova la percussione Bertolacci tra le linee, ottimo lo scambio con l'Axalt che si ripropone, riceve palla sulla linea di fondo, va Crox, l'Axalt dentro per il colpo di testa di Lapadula, poi Gomis in due tempi, blocca il pallone. Calcio d'angolo battuto dentro a cercare la testa di Zukanovic che ci arriva, ma la palla finisce sul fondo, anzi era Rossettini non Zukanovic. È pronto Zukanovic con il sinistro, va Zukanovic deviato dalla barriera e palla che finisce in angolo. Tarabt controlla male, poi riceve palla dalla Padula, Tarabt entra in aria, Tarabt diagonale sporcato. Fischietto in bocca per Orsato, si può cominciare, buon divertimento con SPAL Genoa. Va via bene Tarabt, entra in aria, Tarabt dentro per la Padula, che occasione d'oro per il Genoa con Tarabt. Lancio lunghissimo in profondità per Paloschi che controlla male, poi arriva Antenucci e arriva il gol della SPAL con Antenucci. SPAL 1, Genoa 0, la firma di Antenucci che va a esultare sotto la curva. Secondo gol in questo campionato per Mirko Antenucci e partita che si sblocca. Tarabt allarga bene dentro per Omeonga, va con il destro Omeonga, tutto pronto, barriera densissima davanti a Perin, va Viviani con il destro, Perin si allunga e gli dice di no, occasione d'oro per la SPAL con Viviani, ma bravissimo Perin a distendersi, a negare la gioia del gol al centrocampista della SPAL. Tarabt da lontano ci prova, Tarabt, conclusione coraggiosa, palla alta sopra la traversa. Boriello, spalla alla porta, lo scarico per Viviani che va con il destro, Perin in qualche modo, poi strappa il pallone dai piedi di Boriello. Non c'è più tempo, può festeggiare così la SPAL la vittoria contro il Genoa, 3 punti importantissimi che permettono alla SPAL di lasciare la zona retrocessione.